Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video, siamo lettura numero 28. Quest'ora deriva da una domanda che mi è stata fatta, ovvero come riesco a fare la rampa in maniera corretta. Allora, la rampa in maniera corretta la riesco a fare intanto da acquistare la rampa. Ovviamente questo ragazzo ha acquistato una rampa, ha provato a farla ed è caduto. Allora, è molto importante approcciarsi alla rampa con molta calma, non bisogna pensare di saltarla subito, perché ci si può fare veramente molto male, si può cascare di schiena, si può battere la testa sulla rampa, quindi può sembrare una biscata, ma farsi male è un attimo. Quindi il primo consiglio che vi posso dare è di fare il sale e scendi sulla rampa, che è questo esercizio qui. E scendo. Perché è importante fare questo? Non perché bisogna stabilizzare il corpo abbassandosi, ok? Quindi non devo arrivare con le gambe dritte, che se no riesco ad andare più avanti, perché ora io stabilizzo molto bene il mio corpo, quindi riesco a farlo più fluidamente, proprio di essere piegati, e poi con il corpo sali e scendi, un piede va avanti leggermente rispetto a un altro, così abbiamo più stabilità. Okay, una volta che ho preso un po' di confidenza con il sali e scendi, quindi piego le ginocchia, ammortizzo e non mi spiaccio di fare sulla rampa, perché molto spesso avrebbe pensato qua, io vado sulla rampa, prima ancora la faccio avanti e vado di fare sulla rampa. Ok, quindi una volta riesco a stabilizzare, quindi inizialmente parto molto basso, arrivo qui e stabilizzo, poi sempre un po' più in alto e stabilizzo, poi arrivo quasi in cima e ho stabilizzato. Vi vorrei far vedere una cosa, molti volte mi pattini a 4 ore, io sto provando questi pattini, mi hanno mandato a 3 ore la power slide, che qui mi danno un piccolo problema, però adesso facciamo un cambio di inquadratura. Vieni Alessia, che vi farà vedere con i pattini a 4 ruote e l'aggancio in cima alla rampa. Ok, vedete, abbassa le ginocchia e va sempre più in alto, quindi adesso l'essere verrà ancora più in cima alla rampa. Ok, adesso Alessia si stabilizzerà sulla rampa proprio in cima e scenderà giù. Vai Alessia, vedete, aggancia col pattino. Ora Alessia arriva in cima e scende. Alessia arriva in cima, stop e scende la rampa. Ok, avete visto, è molto importante. Rifare Alessia. È molto importante poi anche la parte dell'atterraggio, quindi lei atterra molto bassa, in carrellino quasi, per due motivi. Perché se cade, un'altra volta ancora, se cade è molto più vicino a terra e il sedere fa molto meno male della faccia. Quindi la rivediamo anche da un'altra angolazione. Come vedete, lei arriva in cima, salta e poi scende giù bassissimo. Ok, questa è una rampa fatta corretta. Ok, come avete visto Alessia ha fatto il sali e scendi, siamo dalla rampa, quindi arriva fino in cima e poi scende giù movimento. In realtà quella rampa andrebbe fatta in aria, quindi c'è tutta la parte aerea del lancio. Quindi ovviamente cosa si fa? Si prende un po' di velocità. Una volta imparato questo, ovviamente. Certo, ovviamente, come vi ricordo Alessia, una volta che si è imparato il sali e scendi, avviene la parte aerea. Quindi arriviamo a fare il lancio in aria con la rampa, che è questa cosa qua. Eh già, purtroppo ci ha dovuto fare la palestra, si era veramente fuori orario e per più giorni, quindi mi hanno un po' cazziato. Comunque sia, l'inizio del tutorial l'ho fatto, si è visto la rampa in avanti. Il prossimo video sarà sempre la rampa però con un 180. Fatemi sapere se è tutto chiaro. Purtroppo l'audio andava via in dei punti per vedere il rumore, c'era molto eco in questa palestra, quindi quando salivo sulla rampa fu un casino e quindi in alcune parti l'audio era un po' instabile. E comunque fatemi sapere se è tutto chiaro, se no uscirà un altro video con correzioni alla rampa. Ragazzi, vi saluto, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi!